Un corso di formazione a cura della Federazione Italiana Badminton è stato organizzato presso l'Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Camastra, che ha avuto come tema le conoscenze e i contenuti della disciplina del badminton e che ha visto la partecipazione di 18 docenti. La giornata si è aperta con il saluto di benvenuto a cura del dirigente scolastico, la dottoressa Giovanna Di Salvo, che nell'augurare un buon lavoro a tutti i docenti presenti si è complimentata con il professore Dolcemaschio, vero regista di questa iniziativa. È stata una giornata di formazione aggiornamento con la docenza di Filippo Spallina, tutor del progetto per conto della FIBA, che ha visto il coinvolgimento di diversi docenti delle attività motorie che sono in servizio nelle scuole primarie e secondarie di primo grado negli istituti comprensivi della provincia. Il badminton è uno sport che nasce come precursore, alcuni dicono, del tennis, anche se poi giocando sia come regole e sia anche come tecnica non è che abbia molto a che vedere col tennis. Però storicamente fu uno degli stessi sport che nacquero con la palla corda e quindi hanno reminiscenze per quanto riguarda gli sport con racchetta. A Santo Stefano oggi è stato organizzato un corso che si chiama Shuttle Time ed è un corso internazionale promosso dalla Federazione Mondiale di Badminton, che è la BWF, e patrocinato sicuramente e giustamente dalla nostra federazione italiana, ed io, che trovo ad essere uno dei tutor siciliani, ho il piacere oggi di essere formatore per un gruppo di colleghi che vorranno avviare questa attività nelle scuole affinché questo gioco venga conosciuto di più e che dia un'opportunità formativa, didattica e anche curriculare ai nostri ragazzi. Magari lo sport è bello tutto, la maggior parte dei nostri ragazzi, per strutture, per situazioni varie, pratica più calcio, più pallavolo, più pallacanestro. Ma l'importanza dello sport, soprattutto nella scuola, è quello di formarli in maniera globale. E il badminton influisce anche su alcune capacità motorie che magari non vengono allenate o trascurate su alcuni altri sport. È difficile cercare di coinvolgere i ragazzi, soprattutto in questo ultimo periodo. Immettere queste nuove discipline sportive rappresenta una sfida anche dal punto di vista scolastico. Sì, sicuramente rappresenta uno stimolo in più, perché i ragazzi adesso, come lei giustamente dice, sono magari presi più dalla tecnologia o dagli smartphone, dai telefonini, dal computer. Magari dare l'opportunità di conoscere qualcosa di nuovo può diventare da stimolo affinché i ragazzi possano staccarsi da alcuni oggetti che in effetti su alcune situazioni possono diventare utilissimi, ma su altri stanno facendo regredire l'aspetto motorio, ma anche l'aspetto cognitivo, perché sappiamo bene che l'aspetto motorio è elemento fondamentale anche per lo sviluppo cognitivo. Quali sono state le maggiori difficoltà per cercare di introdurre questa nuova disciplina in ambito scolastico? No, ma devo dire la verità, difficoltà non ne sta incontrando, perché ci arrivano le notizie anche dalla Federazione Nazionale, difficoltà no, anzi i ragazzi sono molto coinvolti. Le dico di più, perché questo è uno sport, a differenza di altri, che praticamente coinvolge ragazzi e ragazzi insieme. Lei immagini che una squadra di badminton, per scendere in campo, deve essere formata obbligatoriamente da almeno due ragazzi e almeno due ragazze. Questo ha creato una forma un po', come dire, più coinvolgente, perché i ragazzi hanno forma di aggregazione, e questo lavoro misto, questo stare insieme sia ragazzi che ragazze, è stato un motivo in più per coinvolgere i nostri alunni. Cosa vi aspettate in un prossimo futuro, nell'immediato, voi che lavorate per cercare di radicare di più, quanto più possibile, sul territorio questa disciplina? Guardi, io mi auguro personalmente, e poi penso che sia quello la voglia che abbiamo un pochino tutti gli operatori nello sport, quello intanto di offrire l'opportunità di uno sviluppo sano, motorio, intellettivo, quello che deve essere poi l'educazione fisica a scuola, e quindi allontanare i ragazzi da quello che dicevamo prima, da quelle che sono le grandi forme di tecnologia. E poi niente, ci auguriamo di poter continuare in quest'opera di formazione, perché poi crediamo molto negli scambi interculturali anche tra noi docenti, perché diventa momento di crescita professionale che sicuramente potremmo trasferire ai nostri studenti.
Questo corso è servito anche per far conoscere il badminton attraverso una metodologia didattica efficace ed innovativa, sperimentata ormai in tutto il mondo. È stata una giornata intensa, suddivisa in due momenti. Quella mattutina nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Stefanese è stata trattata la parte teorica con il tutor Filippo Spallina, che si è soffermato sull'aspetto prettamente tecnico di questa disciplina. Mentre nella seduta pomeridiana all'interno della palestra tutti i corsisti sono stati chiamati a mettere in atto quanto appreso nella seduta teorica, mettendo in pratica il lato agonistico, che si è concluso con una sfida finale. Professore Dolcemaschio, un'iniziativa abbastanza lodevole che permette a diversi docenti di formarsi per questa nuova disciplina da introdurre in maniera decisa all'interno delle scuole. Sì, effettivamente è centrato, diciamo, il tema della giornata di oggi, che è un aggiornamento formazione per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma soprattutto per i bambini della scuola primaria e anche dell'infanzia, che vengono avviati a questo sport meraviglioso, bellissimo, che richiede tanta coordinazione, anche una buona velocità e prontezza di riflessi. Mi auguro che questa assidua e massiccia partecipazione dei colleghi possa essere da volano per il futuro di questi giovani alunni che si avvieranno al badminton, avendo l'opportunità di praticare uno sport, chiamiamolo nuovo per le nostre zone, che non sia sempre il calcio, la pallavolo o la pallacanestro. Si può praticare in qualsiasi, diciamo, palestra, in quanto lo spazio è molto ristretto, un campo è lungo 13,40 m per 6,10 m di larghezza, quindi non ci saranno problemi di spazio. E poi anche le attrezzature, la racchetta e il volano sono di una leggerezza estrema, senza nessun tramo per i bambini di qualsiasi età. Ci sono tutti i presupposti per far partecipare e soprattutto allontanare i ragazzi dai loro smartphone. Questo sarebbe veramente un obiettivo che, se riuscissimo a raggiungerlo, da lodare. Intanto devo ringraziare il dirigente scolastico, la dottoressa Giovanna Di Salvo, che non appena io ho fatto questa proposta ha messo a disposizione e si è attivata affinché il corso ci fosse, diciamo, concesso dalla Federazione Italiana Badminton a livello nazionale. E poi naturalmente, se riuscissimo ad allontanare i ragazzi, ma soprattutto a trasmettere anche ai genitori questo messaggio, che bambini non possono stare 12 ore, 14 ore seduti sui banchi per fare i compiti, per studiare e poi trascorrere il rimanente tempo a giocare con la PlayStation o con lo smartphone. Quindi stiamo cercando di dar loro l'opportunità di fare uno sport di movimento che, come dicevo prima, e scusate se mi ripeto, è uno sport che richiede tanta velocità, tanta capacità condizionale e tanta coordinazione. Alla fine della lunga e intensa giornata ai corsisti è stato consegnato un attestato di partecipazione.